Jade sta seguendo le tracce di un gruppo chiamato I Salvatori, che pare possano portare gente al settore zero. Devo trovarli e chiedere del suo contatto, un uomo chiamato Cenk. Ok, cerchiamo Cenk allora. Benissimo, piove anche oggi. Il tizio si trova qui. Adesso vedi che è morto. Ehi là? Cosa vuoi? Sto cercando I Salvatori. Non so di che parli. Sono un uomo di Brecken, dalla torre. Non mi interessa. Togliti dalle palle o la smetterò di essere così educato. Senti, so che fate uscire gente dai bassi fondi. Una ragazza è passata di qui, Jade. Ti consiglio di sloggiare e basta. Ascolta, ho fatto affette Reis e ora tutta la sua banda mi cerca. Mi farebbe comodo un po' di cooperazione. Tu? Sei tu che hai tagliato la mano a Reis? Sì, e ora devo andare al settore zero. Come ti chiami? Crane. Beh, Crane, non so come dirtelo, ma non ti basterà il settore zero per sfuggire alla vendetta di Reis. Ma aspetta qui. Bella maglietta però. Vabbè, aspettiamo. Qui c'è un tizio che dice di aver tagliato la mano a Reis. Cray. Sì, ha detto così. Davvero? Sì, sono io, salve. Ah, ok, d'accordo. Mi fai entrare ora? Vieni qui. Eccomi. D'accordo. Ti porteremo dall'altra parte. E quando? Adesso. E il pagamento? Quello che hai fatto a Reis basta e avanza. Vai al tunnel crollato che portava alla città vecchia. Bussa. Va bene. Alla porta che conduce alle fogne. Qualcuno si prenderà cura di te. D'accordo. Grazie, grazie. Cenk. Oh no, grazie a te. Grazie a te, capo. Hai dato una mano a tutti, letteralmente, quella di Reis. Meglio sbrigarsi prima che si faccia notte, però. O forse potrei dormire qua. Beh, già che ci siamo. Ed eccoci al tunnel che porta alla città. Vediamo se questa camionetta della polizia nasconde qualcosa di buono. Ecco, fatto. Vediamo. Non è eccezionale, ma vabbè. Dovrei andarmi a fare un giro in Nightmare se volessi trovare probabilmente qualche arma arancione in giro, vero? Meglio muoversi, va. Non prima di aver aperto anche l'ambulanza e prenderci un kit a gratis. Andiamo. Oh, un'altra ambulanza. Beh, questa zona non sembra male per prendere gli oggetti, vero? Due camionette della polizia vicino, due ambulanze. Di che ci lamentiamo? Vuoi vedere che ne trovo una terza? Oh, carina. In normale credo che il massimo che trovi è viola e il meglio che trovi in generale è il blu. Più di così mi sa che difficilmente troviamo, vero? E via le fogne. Ho trovato Cenk. All'inizio non voleva parlarmi, ma appena ho detto cosa ho fatto a Reis, i salvatori mi hanno offerto il loro aiuto. Mi porteranno al settore zero. Bella! Quella, che buio. Non mi sorprenderebbe trovare i notturni qua dentro, vero? Tun tun tun, eccolo. Crane? In persona. Piacere di conoscerti, sono Azan. Ciao Azan. Provo a cambiare aria. Beh, se l'aria che gira è questa qua delle fogne. Così avete portato di là anche Jade? Chi? È di qui, capelli scuri, carina, dura come il ferro. Forse, non saprei. Spesso non chiediamo i nomi. Però a me sì. Perché in ogni gioco di zombie c'è sempre un settore nelle fogne? Che ovviamente ti porta all'area successiva. Ah, ma ti devo seguire, davvero? E allora ascolta. Ho sbagliato. Vabbè, tanto la dovevo sistemare lo stesso. Vabbè, è l'ultima volta che la sistemiamo, sto macete. Però non lo voglio buttare, perché ho scoperto un metodo per ripararli, ma ancora non l'ho messo in pratica, perché non ho mai trovato un'arma decente da riparare. Se riesco lo facciamo, se vedo che già ritroviamo roba migliore lo vendo e basta. Buongiorno. Tu! Guarda, brutto papà, coglione! Brutto coglione! Però adesso facciamo i conti io e te. Parla con Azan, ok. Brutto pirla. Ma guarda, piccolo il mondo.
Dawood, dobbiamo parlare della tua situazione. Mi spiace per la storia del giocattolo, ma non volevo che mi seguissi. Quei tizi sono molto seri quando si tratta delle loro procedure. È giusto per Salma. È finita tra me e Salma. C'è il bambino, però. Hai qualcosa in mente? Sai, ho ancora una pistola. E io un macete. Una regola. Ognuno pensa ai fatti propri. Se non la segui, non puoi passare. No problem. Brutto coglione, ti tiro un calcio. Vabbè, comunque. Che cazzo ti guardi? Bene, da qui in poi prosegui da solo. La via è segnata. Manteniamoci in contatto via radio. È stato un piacere, amico. Grazie, Zan. Di là? Dobbiamo fare uno alla volta. E quest'uomo deve passare per primo. Ma è arrivato. E noi siamo qui da ore. Non faccio io le regole, state qui. Esatto, ascoltate Pietro Ubaldi. Coglioni. Sono più importante io. Hai capito? Siamo intesi? Ecco, bravo, guarda per terra. Schifo. Sempre nelle acque di fogna finiamo. Ma che bella compagnia in acqua, eh? Usiamo le armi intanto. Più efficaci, soprattutto, che tra un po' non potremo più usare. Ma che schifo ogni volta finire in ste fogne, madonna mia. In tutti i giochi, in tutti i giochi di zombie c'è sempre un momento fogna. Fa vedere il fuori. Minchia, mi spiace per il poveretto. Allora, di qua si scende, vero? Cerchiamo di tenere la via pulita. Ma potrebbe esserci qualche infetto qua e là. Però non dovrebbero crearti problemi. Ovvio. Vediamo però cosa possono nascondere le ceste. Dubito qualcosa di utile, però. Sempre roba che posso vendere. Mi chiedo se Dawood lo confronteremo oppure lasceremo perdere la questione. Un po' di infetti? Quelli ti sembrano un po'? Abbiamo un concetto strano di un po', Ma scusami, giusto domanda mia. Ok, non posso salire oltre. Volevo giusto vedere cosa succedeva se mi arrampinavo là sopra. Ovviamente c'è un muro invisibile. E via allora. Avanziamo lasciandoci dietro sta gentaglia. Bel tentativo, Mi spiace per voi, ma io sono un maestro nel lanciare le armi. E anche a distrarre la gente stupida. Per fortuna che lanciare le armi è una valida opzione. E fatto questo, mimetizziamoci che non si sa mai. Ma poi scusa, capisco io che bene o male sono un carro armato e tutto il resto. Ma Dawood e tutti gli altri come cazzo facevano a passare di qua? Ci sono un po' di infetti, ma non ti preoccupare. E minchia. A meno che non è un ninja Dawood, e ne dubito. Oh. Fantastico. Fa sempre piacere rivederti. E dammi un po' di budello che almeno... Se ne appare un altro non mi vede subito. Eccoci qua. Che bello che con un po' di... sano budellino... nessuno ti sgama, un altro macete, ma che bello. E il diario di battaglia, grazie. Più un'altra cassa difficile. Oh dai, dammi un'arma viola, dai, almeno tu fammi contento. No, è blu, però vabbè, meglio di nulla. Ah, dovevo salire, ecco perché non trovavo la strada. Beh, effettivamente mi hanno anche detto segui le frecce, ma io neanche le stavo guardando. Buongiorno. Ogni zona c'ha un nemico diverso. Qua c'era quello che sputava, di là quello che esplodeva, di là quello forte. Dobbiamo proseguire di qua. Rampino is the way. No, però davvero, come cacchio hanno pensato che uno come Dawood potrebbe fare sta roba? Col bambino poi, Cioè, capiamoci. Va bene tutto, però. Altre sigarette, che tanto la gente non smette mai di fumare neanche in queste situazioni. E via. Ehi, amico. Mi dispiace, ma a volte bisogna essere pratici. Questo tipo mi ha in pugno. Chi? Cosa? Reis? Ehi! Cosa hai fatto? Non ho avuto scelta. Mi spiace. Beh, sicuramente Reis non era l'ultimo a sapere che c'era qualcuno che ti poteva portare fuori da qui nella città. Certo, uno non se l'aspetta, vero? Esatto, meglio muoversi e via.
Meglio mantenere il respiro. Minchia, qua lo finiamo il respiro, altro che. Vai, 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 vai. Crane, lo so, però devi resistere un attimo. Resisti. Ti prego, fa che ci sia una bolla d'aria qua sopra. Ok. Ok. Va bene, stronzi. Credete che non sia preparato? Tanto sapete benissimo che sono qui, vero? Vorrei vedervi. Ecco fatto. Devo curarmi. Non sei l'unico che può usare le armi, ricordatelo. Ecco fatto. Che bello puntare alle gambe. Oh sì. L'unica cosa che invidio ai nemici è il fatto di potersi spostare in laterale. Mettiamo anche noi il fucile d'assalto, visto che droppano le munizioni. E soprattutto il mio è anche silenziato, e col mirino. Ma va va, sei finito. Ma va va. Allora, vorrei prendere tutti sti fucili perché da vendere fanno un sacco di soldi. Oh, e con questo tutto risolto. Beh, che dire, è stato facile. E con questo siamo vicini all'uscita, giusto? O forse siamo già usciti, ti prego. Sì, meno male. Oh, 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 oh. Merda, dove sono? Per quanto tempo dovremmo aspettarli? Tutto il tempo necessario. Cazzo. Brecken, mi senti? Sono Crane. Che succede, amico? Dì a tutti di stare lontani dai salvatori. Mi hanno venduto a Raiz. Sono salvo per miracolo. Cazzo, stai bene? Contatta subito Troy quando arrivi al settore zero. Certo. È l'unica persona che può aiutarti là. Sì, è quello che ho intenzione di fare. Incrociamo le dita. Beh, direi che sono pieno di carabine militari. Potrei buttare via questa spranga, ma... detto sinceramente, non so neanche quanto ci farò con tutti sti fucili. Non siete gli unici ad avere delle armi da fuoco, ricordatevelo. E via, al settore zero. Maledetti salvatori. Quei bastardi lavoravano con Raiz. Mi hanno teso un agguato. Ci è mancato poco. Vatti a fidare degli sconosciuti. Detto da uno sconosciuto, poi...